essendo arrivato alla soglia degli 80 anni, la mia storia è abbastanza lunga e ha origine nei primi anni 50, quando ho iniziato a frequentare il liceo artistico di Brera. E poi dopo ho terminato il liceo artistico, mi sono iscritto all'Accademia di Brera, sempre nello stesso palazzo, praticamente le aule erano contigue, spesso insomma con molte aule dell'Accademia e del liceo erano una accanto all'altro, per cui c'è stata una vera continuità nella mia formazione. All'Accademia mi sono iscritto alla scuola di decorazione di Achille Funi, che aveva come caratteristica quella di studiare la tecnica dell'affresco. Noi infatti durante l'anno facevamo dei disegni, facevamo degli studi, studiavamo delle composizioni e poi venivano sviluppate e ognuno si occupava e sviluppava una parte della scena dell'affresco. E questo tirocinio mi ha insegnato una cosa molto importante, quella di pensare in grande. Infatti io nel mio lavoro quello che amo veramente fare sono le opere di grandi dimensioni. Poi sono costretto a fare anche quelle di quelle dimensioni per motivi molto semplici. Un'altra cosa importante, bisogna dire che le aule del liceo artistico e anche dell'Accademia si affacciavano sul cortile di Brera. Questa grandiosa architettura barocca, straordinaria come qualità architettonica. E questo essermi nutrito per tanti anni, aver vissuto queste forme straordinarie, sovrapporsi di porticato in stile toscano al pian terreno, poi di stile ionico al piano superiore, no? Mi ha dato mi ha fornito una linfa, degli stimoli e devo dire che ancora oggi, dopo tanti anni e nel corso di tutti gli anni, questi 50 anni che sono passati, anche quasi 60 anni che sono passati da allora, io ho sempre sentito il bisogno di confrontarmi con questa idea grandiosa di spazi, di luci, di proporzioni, di materiali, ecco. E spero di essere riuscito a trasferire anche una piccola parte, spero anche una piccola parte di questo sentimento nelle mie opere, di tutti i periodi. Io poi sono diventato addirittura l'assistente di studio di Achille Funi e ho lavorato con lui alla realizzazione di grandi cicli di affreschi, e quello più importante è una chiesa a Rimini, dove abbiamo affrescato qualche migliaio di metri quadrati di affresco. Per esempio tutta la cupola ottagonale reca 8 figure di angeli nelle vene. E ogni angelo è alto 6 metri, per cui è una decorazione veramente di grandissime dimensioni. Poi ho fatto il servizio militare e tornando dal servizio militare mi sono accorto che se volevo trovare una mia strada, un mio percorso, un mio linguaggio, dovevo tagliare il cordone umbilicale con Achille Funi. E quello che è avvenuto, e ho iniziato a fare delle ricerche personali. Un incontro importante è stato quello nel
66 con una mostra di Graeme Sutherland al Museo d'Arte Moderna di Torino. È stata una mostra che mi ha dato una fortissima suggestione. Sono rimasto affascinato da questa idea di ambiguità, di estrema ambiguità che c'era nel lavoro di Sutherland, dove il fiore diventa insetto, dove il cespuglio, l'albero diventa animale. Questo camuffamento, ecco, questo camuffamento delle forme che appunto appaiono in un certo modo, ma anche in un modo opposto, così. Questa è una cosa che mi ha molto interessato. E io nel 1966 e una parte del 67, io ho fatto una serie di lavori ispirati fortemente al lavoro di Sutherland. È stata un'esperienza molto importante, perché poi io all'interno appunto di questi quadri saturnandiani, io ho cominciato lentamente a inserire qualche cosa di mio personale. E erano gli anni in cui si parlava molto del naturale artificiale, e infatti questa natura di cui appunto Satana si era molto occupato, io ho cominciato a farla diventare qualcosa di falso, di meccanico, di industriale, e il fiore è diventato un rigonfiamento, come se fosse un pallone di plastica gonfiato. Aveva perso tutto l'aspetto naturalistico, per assumere appunto questo aspetto di natura artificiale. Il passaggio successivo è stato quello di cominciare a inserire questo strano fiore, questa strana natura all'interno di una immagine che per la quale questa natura artificiale si confrontava con qualcosa che era facilmente riconoscibile, cioè il cuscino, la poltrona. E proprio nel 67, alla fine del 67, prima del 68, sono nati i primi quadri che io ho chiamato gli oggetti allarmanti, ma che nel linguaggio comune sono detti i cuscini con le gambe. Questa fase è durata fino al 1972-73, praticamente ho lavorato 5-6 anni intorno a questo tema. A posteriori, negli anni più vicini a noi, molti critici che hanno incontrato questi lavori, hanno visto questi lavori, ne hanno dato una lettura, secondo me, estremamente interessante. Cioè, loro hanno visto in questi miei lavori la testimonianza diretta della metamorfosi che l'economia e l'industria produttiva di Milano, cioè della mia città, io sono nato a Milano, ho vissuto, come dicevo appunto, ho studiato a Milano, che questa metamorfosi che Milano negli anni 60 era stata investita, cioè la trasformazione da una città industriale di tipo meccanico, di industria pesante, la Fiat, la Falck,
la Pirelli, invece in quegli anni lì Milano stava diventando la capitale del design e della moda. Allora queste opere in cui io univo elementi della moda come guanti e stivali e gli elementi del design come i cuscini, le poltrone, così, per molti, e devo dire che alla luce di queste dichiarazioni anche io stesso ho capito che io guardandomi in giro, vivendo il tessuto urbano, avevo captato questo momento di trasformazione. Per cui il mio lavoro rappresenta la testimonianza di un momento importantissimo per l'economia e per la struttura sociologica di Milano. Devo dire che a un certo punto questa tematica all'interno dei miei interessi andava esaurendosi e a metà, nel 74 esattamente, l'anno preciso, io ho captato una tematica, una problematica di tipo socio-antropologico, che era quella che è stata definita la tematica della incomunicabilità. Non dimentichiamo che negli anni precedenti e in quegli anni lì esattamente, il cinema di Antonioni stava a testimoniare proprio la tematica della incomunicabilità, che poi anche McLuhan ha trattato a livello internazionale ed è diventato una problematica veramente universale. E come dare forma visiva a questo concetto così impalpabile, così astratto? Come dare? Io mi sono inventato quella serie di opere mie che ho chiamato l'alfabeto afono. Sono delle lettere dell'alfabeto bendate, avviluppate in un drappeggio che visivamente tende a cancellare e a camuffare le forme delle lettere, e contemporaneamente rappresenta una sorta di bavaglio, per cui i due messaggi che l'alfabeto trasmette, cioè il messaggio visivo e il messaggio fonetico, erano in qualche modo, questa operazione che io facevo sulla lettera, era un'operazione che tendeva a cancellare, a eliminare questi messaggi, ed ecco qui l'idea di come ho potuto dare forma, colori, ecco, a un concetto così astratto come quello dell'incomunicabilità. Questo lavoro è durato 4-5 anni fino al 76-77, quando ho creato questa serie di opere che ho chiamato Teorema. Lo spunto mi è stato suggerito dalla necessità di organizzare uno spazio espositivo mi era stato offerto, cioè lo spazio di Parco Massari a Ferrara. Franco Farina, che allora dirigeva questa cosa, mi ha messo a disposizione queste cose invitandomi a realizzare una mostra. Il piano superiore
nel Parco Vasari era un grandissimo salone di dimensioni notevoli, ma le pareti erano basse e praticamente era un grandissimo spazio che si sviluppava in senso orizzontale, fortemente orizzontale. Io ho progettato questa serie di teorema, cioè il dettato del teorema è: data una superficie e il suo progetto puntini puntini. Ecco, io ho realizzato 22 opere di 80 cm d'altezza per 2 metri di lunghezza, che si inserivano perfettamente appunto nella orizzontalità dello spazio di Parco Vasari. Il passaggio tra la tematica e le opere appunto, che io ho chiamato alfabeto afono e le opere che ho chiamato teorema è un passaggio quasi naturale, estremamente logico. Nella serie teorema è sparita la lettera dell'alfabeto, ma è il protagonista assoluto è il panneggio. Il panneggio poi realizzato con la tecnica della pittura all'aereografo è una sorta di iperrealismo, ma io accanto alla superficie dipinta ho collocato dei brani, dei pezzi di tessuto reale per creare questo gioco tra questa dialettica tra la realtà e la finzione, una dialettica che da molti è stata definita pirandelliana, ovvero dove inizia, in Pirandello c'era questo problema, dove finisce il teatro inizia la vita e dove finisce la vita inizia il teatro. Cioè la realtà della vita e la finzione del teatro che a un certo punto si sovrappongono e il confine non è più individuabile. Nel mio caso succede lo stesso accadimento. C'è la superficie dipinta che è la finzione e poi c'è il panneggio, il tessuto reale che sta accanto alla finzione del panneggio e anche in questo caso molto spesso è il confine fra queste due realtà così diverse è un confine molto, molto labile e i due elementi addirittura si sovrappongono quando addirittura non si compongono in una forma unica. Ma in questa esperienza io ho iniziato a collocare accanto per trovare appunto le soluzioni più diverse per dare una giustificazione al testo dichiarato del teorema, dato una superficie e il suo progetto, io ho incominciato a inserire degli elementi estranei come dei grandi morsetti di ferro, dei tessuti reali che giocavano un ruolo molto intrigante con il drappeggio che io dipingevo sulla tela. E questa esperienza di questo incontro appunto tra le forme reali e la forma dipinta negli anni appena successivi mi ha portato a realizzare la serie dei relitti di scena.
Siamo nel 1980, esplode la Transavanguardia, Achille Bonitoliva parla del ritorno della teatralità all'interno della tela, della pittura, la riproposizione della pittura, e con una, lui parlava proprio di teatralità che è ritornata all'interno della pittura. Io ho fatto una riflessione anche su questo stimolo, perché chiaramente quello che succedeva intorno a me, come abbiamo visto già negli anni 60, quello che succedeva intorno a me per me rappresentava uno stimolo molto importante, molto, molto provocatorio. E allora mi sono detto, ma c'è stato già qualcuno che ha realizzato una forte valenza teatrale all'interno delle opere. E questo qualcuno è stato un certo personaggio di nome Giorgio De Chirico, che a metà del intorno al 1815-1816 ha iniziato la serie delle famose, conosciute in tutto il mondo e apprezzate in tutto il mondo, le piazze d'Italia. Le piazze d'Italia molto spesso hanno addirittura come terreno, la piazza, addirittura le tavole del palcoscenico, per cui la luce, la struttura prospettica di questi quadri e appunto questo palco con il quale De Chirico decide di collocare le sue opere, no? Sono delle opere fortemente teatrali. E in un momento successivo anche Magritte ha realizzato delle opere in cui l'armamentario teatrale entrava in gioco in modo molto preciso e molto importante. Non dimentichiamo che negli anni 20 poi addirittura Giorgio De Chirico ha dipinto questi quadri di interni metafisici, da lui chiamati, non sono nient'altro che una rappresentazione del magazzino di un teatro. Cioè, sono delle scenografie smontate, accatastate, che hanno chiaramente un significato molto diverso dal significato originale che avevano sul palcoscenico, per il quale erano state progettate, e questo accumulo casuale conferisce alla scenografia una sorta di spaesamento. L'accostamento appunto diventa casuale e dà un risultato molto diverso. Magritte dipinge un quadro, uno dei suoi supremi opere si chiama Relitti della memoria, e io realizzo una serie di opere che ho chiamato Relitti di scena, un'idea che unisce lo stimolo del chirichiano con lo stimolo magrittiano. Successiva, diciamo verso la metà degli anni 80, io mi trovo a fare i conti con una sorta, cioè, avevo esaurito questo interesse e avevo dato una mia risposta alla provocazione e alla teorizzazione di Bonitoliva e della teatralità che Bonitoliva aveva assegnato alla Transavanguardia, agli artisti e ai quadri della Transavanguardia.
e ho iniziato la serie degli specchi. Io avevo già usato la forma ellittica, che è una forma canonica, che risale addirittura agli antichi specchi etruschi, agli antichi specchi romani, queste cose qua. E ho conferito una, diciamo, una teatralità barocca, in questo caso, perché ho immaginato queste forme ricoperte di piombo qualche volta, o più spesso drappeggiate, con una idea di un barocco frantumato. Allora ci sono questi ellissi, appunto, questi specchi, e poi ci sono queste cornici frantumate che galleggiano intorno. Cioè, questa idea che appartiene proprio all'idea barocca, cioè quella della frantumazione dello spazio, della superficie e del dinamismo giocato attraverso la luce, attraverso le forme spezzate e così via. Ho cominciato in questo caso a usare la lamina di piombo. La lamina di piombo per qualche volta per rivestire questi ellissi, qualche volta per ricoprire queste forme frantumate, e poi mi sono accorto che questa lamina di piombo piegata e modellata mi permetteva di ottenere delle idee di tessuto, di piega, dico. E allora all'inizio degli anni 90 inizio la serie dei piombi. Inizio la serie dei piombi. Le prime opere erano le stesse lettere che ho usato negli anni 70 per l'alfabeto, che erano avviluppate da questo finto drappeggio realizzato in piombo, per cui il tema era esattamente lo stesso delle mie opere dell'alfabeto afro, ma con una soluzione completamente nuova. Diventavano delle sculture da muro, non era più la tela dipinta, ma diventavano delle sculture da muro. E ho inserito la terza dimensione nel mio lavoro. Da quegli anni, io ancora oggi realizzo queste opere col piombo, sono questi drappeggi, questi sono sempre dei drappeggi, dei panneggi che io realizzo con questa tecnica, no?